contro un Milan privo di Nordahl e Lidholm, spettacoloso inizio della Juventus, protagonista Boniperti. È passato appena mezzo minuto e dopo la parata di Buffon la difesa rossonera è già costretta a riparare in calcio d'angolo. Sesto minuto, tutti sull'attenti. 5 anni fa è scomparso il grande Torino. Lo spigolo della traversa ha salvato Buffon alla ripresa del gioco, aveva tirato Ricciagni. E adesso, 11° minuto, il gol della vittoria. Centra Boniperti da destra. Sulla replica di Presta a sinistra, la testa d'oro di Johansen batte Buffon. Guarda in campo e sulle gradinate dove i tifosi juventini pensano forse ad una bella vendemmia. Invece nella ripresa il portiere più impegnato è Viola e che lavoro! Tanto bravo in questa fulminea parata che Ferrario sente il bisogno di tributargli un abbraccio di riconoscenza. E la serie continua. Para Tognon, ma Viola oppone un altro no. Anche Buffon dice no, ma per procura. È stato il palo infatti a negare il gol a Ricciagni. L'ex juventino Piccinini imposta l'ultima azione che Vicariotto sviluppa sulla sinistra. Tutto si spegne in un angolo infruttuoso come gli altri 8 a favore del Milan. Alla fine Viola è raggiante, risponde agli applausi dedicati al miglior uomo in campo.